È considerato uno dei maggiori esperti di mentalismo, coinvolge il pubblico con il controllo e le suggestioni del pensiero. È il mentalista Francesco Tesei, 38enne forlivese, che in attesa di debuttare a breve con il suo nuovo spettacolo The Game, in tournée nei teatri di tutta Italia, ha incontrato il pubblico di casa sua a San Giacomo di Forlì in un'esibizione realizzata a scopo benefico. The Game è il titolo del nuovo spettacolo, dopo 5 anni di tour con lo spettacolo precedente, finalmente cominciamo questa nuova avventura, uno spettacolo che arriva da lontano perché ci abbiamo lavorato per 2 anni, coinvolgendo il pubblico fin dall'inizio, davvero, nel senso che attraverso i social network abbiamo fatto dei sondaggi i cui risultati sono stati integrati nella struttura dello spettacolo. Quindi già il mio modo di lavorare è chiaramente chiamo lo spettatore a diventare il protagonista, il coprotagonista sul palco insieme a me, e questo spettacolo lo ha fatto ancora di più. È uno spettacolo più teatrale, più strutturato, l'anteprima all'Ariston di Sanremo è stata un grande successo e quindi non vedo l'ora di cominciare il tour, che comincerà proprio ad ottobre e che mi porterà in Emilia Romagna, mi pare a gennaio. Come si diventa mentalista? Diventare mentalisti non è un percorso lineare, perché non c'è una scuola, non è come, non so, a volte uno dice ma faccio l'artista per il circo, vado alla scuola del circo. Quindi diciamo che bisognerebbe prendere un bel frullatore, bisogna metterci dentro un po' di Milton Erickson, quindi un po' di ipnosi, un po' di Paul Watzlawick, quindi un po' di tecniche di comunicazione, un po' di Paul Ekman, quindi riconoscere il linguaggio non verbale, le microespressioni, un pochino anche di David Copperfield per riuscire poi a suscitare l'emozione di stupore, di meraviglia tipica degli illusionisti. Si prendono queste persone, li si mettono dentro un frullatore, si fa frullare e quello che esce fuori è un mentalista.